una sconfitta che brucia, maturata sul finire della partita, dove forse Montecatini ha avuto un pizzico di lucidità in più del Pino, e forse questa magari è stata la causa maggiore. Sì, c'è molta amarezza perché abbiamo giocato contro una squadra molto forte, però eravamo riusciti a fare una buona partita con un buon inizio. Poi ci eravamo persi, però poi eravamo rientrati in partita e soprattutto a un minuto alla fine eravamo avanti, e lì è stata un po' la nostra imprecisione e la bravura dei giocatori di Montecatini, come Circoste, ha segnato un canestro molto importante. Siamo amareggiati, ma credo che in campo si sia vista una squadra che lotterà fino alla fine. Ecco, quindi l'obiettivo adesso è non disunirsi e continuare comunque su questa strada che sembra quella migliore, ecco, anche a livello di risultati in campo, di come si vede in campo. Per forza, perché comunque noi abbiamo giocato complessivamente, abbiamo fatto una prestazione di qualità contro, ripeto, una squadra forte, e la partita ci è sfuggita proprio per un paio di dettagli nei quali Montecatini è stata più brava di noi, e noi, ripeto, siamo stati un po' imprecisi, però complessivamente abbiamo giocato una partita contro una squadra molto forte, stando avanti tanto nel punteggio, quindi ora non ci possiamo permettere di pensare ad altro. Abbiamo il turno infrasettimanale a Piombino e i due punti non li abbiamo presi oggi, dobbiamo provare ad andare a prendere a Piombino.